faceva parte del paesaggio, della storia del paesaggio, della storia umana di Baone e di tutta la gente che è passata qua. Sempre, ogni volta, che adesso l'ho vista sofferente, poi l'ho vista morta, ancora in piedi, pensavo alle generazioni che sono passate qua sotto, che sono sostate alla sua ombra. 250 anni di vita qui, lungo strada Montà, alle porte di Baone, segna via per chi percorreva queste antiche strade, memoria silente del ticchettare del tempo. Ha visto le guerre questo possente rovere. Durante l'ultimo conflitto mondiale i tedeschi si esercitavano al tir a segno qui. Ha consolato poveri e affamati a Roaronde e Baone, ha offerto l'ombra della sua chioma al viandante. Questo tronco enorme che di circonferenza faceva quasi 4 metri. Ecco, lasciato così, se rimarrà così, guarda, è un altare. Soffriva da 20 anni il Roaron. Nel suo possente fusto avevano preso dimora parassiti cui segni sono visibili. Poco poteva fare la mano dell'uomo, se non pietosamente abbatterlo, lasciandolo riposare lì dove è stato tanto amato, con i colli a consolarlo, monumento vivente alla biodiversità, rifugio sicuro per insetti, funghi, muffe, licheni e mammiferi. Il fatto che rimanga qua, mi fa veramente contento. Ce la teniamo accanto. In fin dei conti, questo averci abbandonato, forse è un segno dei tempi, che fa un po' paura, che fa troppa tristezza. Almeno l'abbiamo qua. So che verrà piantata una nuova quercia, le farà compagnia.